Si riaccende la pista agli Ozzi. Tra domani e giovedì è previsto infatti un vertice a Milano tra i due DS, il pescarese Filippo Agoberi Antonelli e il suo omologo Luca Matteassi. Il 26enne attaccante di proprietà del Monza, ex Cosenza, è la prima scelta del Delfino. La volontà del club brianzolo è di cederlo a titolo definitivo. Gli Ozzi è legato al Monza da un altro anno di contratto, ingaggio pesante per la C, categoria nella quale la punta calabrese può spostare gli equilibri. In due stagioni tra Sud Tirol e Siena, il classe 95 ha realizzato 32 gol, 15 nel 2016-2017, 17 in Toscana nel 2018-2019. Lo scorso anno 7 centri col Cosenza in B. È la punta ideale per struttura fisica, ma anche e soprattutto per dinamismo. Non è il classico centravanti d'area di rigore. Sa attaccare la profondità, lo spazio, così come chiede agli uomini del reparto avanzato un tecnico come Gaetano Auteri. L'opera di persuasione sta pian pianino sortendo gli effetti desiderati. In B gli Ozzi piace al Pordenone, in C all'ambiziosissima Modena del neotecnico Attilio Tesser. Il Pescara in piena corsa, c'è naturalmente da trovare ancora la quadra su tutto, ma si nutre fiducia. Intanto visite mediche per il laterale di fascia destra Davide Zappella, classe 98, ex Cesena e Piacenza, arrivato dall'Empoli. Nel contempo bisognerà pensare alle uscite, i casi più spinosi, Memushai, Sorensen, Valdifiori e Scognamiglio. Giovedì partirà ufficialmente la nuova stagione con ritiro di Palena. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il primo allenamento.